Sabato 8 luglio, presso i locali dell'ex Corte Capitaniale, si è tenuta l'inaugurazione dell'esposizione di maioliche artistiche di Antonino e Luigi Navanzino, dal titolo C'era una volta un pezzo di Creta. La mostra sarà visitabile tutti i giorni con ingresso gratuito fino a domenica 30 luglio. Una bella occasione di arte e di originalità. È la tradizione della famiglia Navanzino che si abbevera di passato ma che si infutura in prospettiva. È forse il salto di qualità che da tanto tempo la città agogna dal punto di vista artistico, dal punto di vista della lavorazione della ceramica. È anche una grande occasione per la città onorare due cittadini così giovani e già così impegnati lungo il cammino dell'arte e della ricerca di una perfezione che è davvero singolare. Una bella serata per Caltagirone. Diciamo che apriamo così il mese di luglio, che è quello nel quale la città vuole offrire e normalmente offre il meglio di sé con la festività di San Giacomo, con tutto quello che la tradizione ci tramanda, ma anche con qualche sana innovazione. Stiamo lavorando molto perché Caltagirone recuperi un tempo perduto, perché Caltagirone riemerga sullo scacchiere delle città siciliane e italiane, anche come punto di riferimento nel mondo dell'arte e della cultura, e trovi finalmente la strada maestra per concretizzare quella che fino a questo momento è stata soltanto una vocazione, una inclinazione, un'attitudine, quella di diventare definitivamente città turistica. Io credo che con lo sforzo di tutti, con il concorso di tutti, con la lungimiranza di tutti, ci riusciremo. Tutto nasce dagli anni di studi, di smalti e di forme, ma il piacere è semplicemente uno: giocare con la favola che io amo tanto, ma giocare con quello che ho imparato con l'argilla e con gli smalti. E non chiedo niente a nessuno, non pretendo niente da nessuno, ma solo rivedere ognuno di noi e rivedere da grandi la favola di Pinocchio. Sognare un po'. Con tutti i problemi che ci sono nel mondo, il sogno ci salva e ci rende più belli, semplicemente questo. Il mio è un viaggio che praticamente è un insieme di anni di studi, di lavoro, che praticamente passiamo da vari stili, da uno stile classico a uno stile moderno, tutto fatto e studiato in base agli anni. Praticamente si parte da uno stile classico arrivando a uno stile moderno. Riguarda l'uomo e la donna, che diciamo che riguarda la vita, dalla nascita fino praticamente alla separazione. Infatti, facendoci un giro, noi vediamo vari tipi di facce diverse, dalla coppia spezzata, al pezzo futurista, a un pezzo moderno, sempre però bifacciale, perché a me piace questa idea del bifacciale. Sarà magari una cosa pensata che viene dall'estero, dalla fantasia, però diciamo, è il subconscio che porta a fare questi oggetti, il mio subconscio che mi porta a fare questi oggetti, sia maschi che donne.